Grazie, ben ritrovati dal gruppo Regalo 5 Family. Oggi inizierà una serie chiamata Summer Activity, dove vi proporremo dei lavoretti da fare assieme ai vostri bimbi durante l'estate. Sì. Se non c'è scuola. Non c'è scuola e quindi proviamo a fare dei lavoretti in casa per passare il tempo divertendoci. Il primo è la pasta da modellare fatta in casa. Oggi faremo la pasta da modellare, che non è pericolosa per i bambini piccoli perché è fatta di ingredienti naturali. Esatto, quindi anche se avete bimbi molto piccoli, invece di comprare la pasta da modellare nei negozi che ha ingredienti non del tutto naturali, non sicuri, con questa pasta da modellare potranno giocare anche i piccolissimi. Così se per sbaglio la mettono in bocca non rischiano niente. Vediamo insieme cosa serve per preparare la pasta da modellare. Abbiamo bisogno di un bicchiere di acqua, un bicchiere di farina, mezzo bicchiere di sale fino, un cucchiaino di cremor tartaro. Cos'è? Si trova in tutti i negozi, serve per fare i dolci. E un cucchiaio di olio di semi. E se si vuole i coloranti? Se si vuole, si possono usare dei coloranti per colorare la pasta da modellare. E ovviamente una ciotola e un cucchiaio. Una ciotola e un cucchiaio per preparare la pasta. Inizia Anais versando la farina nella ciotola. Versa la farina. No. Versala tutta nella ciotola. Tutta, dal bicchiere. Tutta, piano. Ok. Aggiungiamo il sale. Questo lo metto io. Ok. Iniziate a dare una mescolata intanto. No, io. Questo lo recupero io. Date una mescolata. Mescoliamo. Piano. E bene. Adesso aggiungete il cremor tartaro e mescolate benissimo. Ok? Io mescolo quando c'è il colorante. Ci sono pezzi di sale giganti. Mescola. Adesso aggiungi a poco l'acqua. Piano piano l'acqua, senza rovesciare. Fai fare a Sofia e tu mescola. Ok. Se sentite dei miagolini sono i gattini. Sono i gattini, sì. Piano piano. Noi abbiamo protetto il tavolo. Ovviamente. La pressione. Sono detto piano piano. Mescola, mescola. Dai Sofì, coraggio. Adesso metto il palco. Poco a poco. Stiamo rendendo conto che l'acqua è troppa, quindi aggiungetela un poco alla volta. E noi per ora abbiamo utilizzato mezzo bicchiere, no, ma non appiccica, Ma non come ha fatto. Adesso aggiungete l'olio di semi. E continuate a mescolare. Se poi risulta troppo appiccicosa, aggiungiamo ancora un po' di farina. Allora, basta mezzo bicchiere di acqua, diciamo agli amici, correggiamo il tiro. Abbiamo aggiunto ancora qualche cucchiaino di farina perché risultava troppo appiccicosa. Fai vedere quanto è morbida. È morbidissima, super piacevole da lavorare. Adesso la dividiamo in quattro parti uguali e la coloriamo. Perché uguali? Perché ho preparato quattro colori, Anais. Ma è morbidissima. È morbidissima. Morbida. Volendo, si può aggiungere all'impasto anche qualche goccia di olio essenziale per profumarla. Adesso la coloriamo. Dammi il tuo panetto, Anais. È il mio panetto rosa. Questo lo facciamo verde. Il mio sarà rosa. Mettiamo qualche questo goccia qui di verde, non serve troppo. Qualche goccia di colorante. E iniziamo a mescolarlo. Allora, abbiamo colorato la nostra pasta da modellare. Guardate che bel colore. È morbidissima. Diciamo agli amici che questa pasta da modellare si conserva semplicemente avvolta nella pellicola trasparente o in un contenitore ermetico. O in un contenitore ermetico e si può riutilizzare tutte le volte che si vuole. Ovviamente se la sentite troppo appiccicosa al tatto non vi resta che aggiungere un pochettino di farina e poi ci potete creare tutto quello che volete. Quindi noi adesso iniziamo a giocare con la pasta da modellare
cosa devono fare gli amici se questa rubrica gli piace? Iscriversi al canale e spolliciare. E soprattutto scrivere nei commenti se hanno qualche altra idea di lavoretto o se loro stessi vogliono proporci qualche lavoretto da fare durante l'estate. Sì, okay? Magari quello che troviamo più bello lo facciamo. Ok. Salutate e andiamo avanti con la pasta da modellare. Ciao! Ciao, sto giocando.